In questo libro, che propone in copertina una scena al femminile della fine del Medioevo su un energizzante sfondo fluo, propongo sei storie di donne, talvolta famose come Matilde di Canossa o Caterina da Siena, abbastanza note come Christine de Pizan o la nobile Franca Duoda del IX secolo, fino a quello di una donna oscura e più come Margherita, moglie del mercante pratese Francesco Datini. Delle loro storie metto a fuoco il nesso con la maternità, ora realizzata, ora mancata o anche solo ideale. Una relazione scontata, eppure dal punto di vista del vissuto e della conoscenza delle madri, poco o niente affatto nota e sottovalutata nel caso delle poche donne che sono riuscite a entrare nei libri di storia. Nel caso di queste donne, l'essere madre è addirittura un elemento rimosso. Chissà, ad esempio, che la potente Matilde di Canossa ha avuto una figlia morta subito dopo la nascita e ha tentato invano di avere un figlio con un secondo marito più giovane di lei di oltre 20 anni. Le fonti, le tracce che ci consentono parlare delle sei donne di questo libro rivelano una realtà diversa dai luoghi comuni spesso riproposti quando si parla del Medioevo. Scopriamo di figure di madri oltre la retorica che le relega in angusti spazi familiari, oltre l'effettiva esperienza biologica, protagoniste anche della storia pubblica, oltre i limiti imposti alle donne dai loro tempi. Madri o quasi madri in famiglie allargate, donne che hanno esercitato un sapiente soft power, che hanno mostrato di saper coniugare la vita e la carriera, eppure sostanzialmente silenziate dalla storia. Ma un sottile filo della loro voce è arrivato fino a noi. Serve un sonar potente, serve la voglia di andare oltre le apparenze, serve tutta la nostra curiosità di donne e uomini di questo tempo, di andare alla ricerca non di modelli o di radici, ma di storie vere, spesso più appassionanti di quelle dei romanzi, da riconoscere come matriciali, notare il termine, del nostro essere qui ed oggi.